Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione che secondo me può essere spiegata in tanti modi. Allora, è chiaro che viviamo un periodo a livello sociale abbastanza particolare e il calcio sapete che va ad essere portato poi su quel livello, perché il calcio comunque è una parte importante e quindi quando si parla di società, quando si parla di, in generale di popolo, si parla anche dello sport. Il discorso è che quando si parla di sport si parla anche di età, va bene? E si parla di età perché fondamentalmente stiamo discutendo e stiamo parlando di prodotto. Vi spiego un po' quello che succede. La Juventus, la VGC, tutto quello che voi vedete, tutto quello che voi notate, ma il mondo del calcio in generale, negli ultimi tempi ha sofferto un piccolo problema. La nuova generazione, quindi millennial e Generation Z, quindi tutti i ragazzi che sono, hanno un'età compresa, insomma, fra insomma, i 12 anni, se non sbaglio, e i 40, mettiamola su quella fascia d'età, 12-40, dimostrano a livello economico di avere, dimostrano anche a livello proprio di avere un disagio. E vi spiego perché questo ci interessa. Fra poco noi ne parliamo insieme. Ragazzi, cosa dovete fare? Alt, che dovete fare prima di tutto? Raga, tre cose: l'iscrizione, solito like, solita campanellina, raga, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante perché se voi non attivate le notifiche non ci avete i video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, c'è stato un tempo in cui guardare le partite di calcio era divertente. C'è stato un tempo in cui il calcio risuonava ovunque. È un po' di tempo che il calcio non ha quel tipo di approccio. Vi spiego un po' il perché. La principale fonte di guadagno calcistico attualmente, ovviamente, rimane la TV. In maniera varia, no? Perché tu puoi parlare di TV, puoi parlare di web, puoi parlare comunque, rimane tutto quello che ha a che fare con il guardare, quindi con lo spettatore che sceglie di guardare qualcosa. Bene, dai dati emersi praticamente dalle piattaforme principali del mondo, emerge che millennial e generazione Z sono, rappresentano le generazioni più lontane dal calcio degli ultimi anni. Questo cosa vuol dire? La maggior parte di noi, mi ci metto pure io in mezzo perché io sto a cavallo fra le due generazioni, quindi sono lì, insomma, mi rivedo per certi versi in una generazione, per certi versi mi rivedo in un'altra. Quindi la mia generazione è una generazione che preferisce non guardare le partite. Preferisce guardare. Ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che la situazione è abbastanza delicata, semplicemente perché ci sono delle situazioni che purtroppo vanno ad evidenziarsi in maniera, secondo me, molto particolare. Nel senso, questa è una generazione che purtroppo guarda veramente poco calcio, cioè dalle indagini che sono state svolte veramente c'è pochissimo interesse nei confronti del calcio, semplicemente perché la gente preferisce guardare altro. È vero anche che è una generazione diversa e che ha, diciamo, ha più scelte, no? Perché oggi non c'è solamente il calcio in TV, ci sono tante scelte su cosa guardare, quindi molte volte le persone un po' più giovani, nonostante siano tifose di una squadra, non è il mio caso perché io le partite me le vedo tutte perché io sono proprio appassionatissimo di calcio, però la maggior parte di coloro che, diciamo, appartengono a queste generazioni non riescono a guardare il calcio in maniera ovviamente normale, tra virgolette, quindi preferiscono guardarlo in maniera diversa, preferiscono avere alternative, eccetera, eccetera. Questo ovviamente dà fastidio un po' a chi sta lì, no? A chi vuole andare a discutere di questa cosa, perché dicono: ma com'è possibile che le nuove generazioni non guardino le stesse partite che si guardavano una volta? Io credo che sia anche abbastanza normale, perché questo è un discorso che io vi faccio oltre il mio contesto, parlo in generale. Diciamo che oggi
ci sono più partite, perché ce ne sono veramente tante. Se tu te fai il conto, c'è sta una marea di partite, però sono tutte scarse. Cioè, per vederti una partita veramente bella, importante, che ti fa venire voglia di vedere il calcio, è raro. Cioè, veramente raro, capito? Le uniche partite, togli quelle della Juve, che per me sono tutte belle, nel senso che io guardo la Juve perché sono tifoso. Però togli un attimo la Juventus, ok? Guarda il calcio internazionale. Quante delle partite che vanno in onda ogni volta sono davvero belle da vedere? Belle non intendo che ce ne sta tanto, tante cose, tante occasioni, non intendo quelle. Intendo che ti fa sedere, capito? Quelle partite che ti dicono, ah, c'è la partita, voglio vedere questa partita. Nessuna, raramente, ok? Raramente ci sono partite di questo livello, perché non c'è più quella capacità di attrarre gente. Ma perché? Perché è troppo. Tu non puoi far giocare, no, tu non puoi. Allora, innanzitutto io sono contro, ti dico, siccome stiamo in discorso, te lo voglio dire sinceramente, io sono contro, ad esempio, tante cose attualmente nel calcio internazionale. Cioè, io credo che si giochi troppo, credo che ci siano troppe partite, credo che ci siano troppe cose, credo che ci sia troppa esposizione mediatica. Cioè, per me bisognerebbe parlare un po' più del contorno, un po' meno delle partite, perché le partite è troppo, si parla troppo delle partite, degli episodi arbitrali, troppo. Cioè, se parla eccessivamente di tutto quello che ha a che fare con la partita, e quindi la gente si stanca, perché dice sì, ok, stavo a vedere sta partita, ho visto sta partita, abbiamo vinto 2-0, ah, ok, arrivederci. Poi se ne continua a parlare per 2 settimane, perché quella ha detto quell'altra, perché quella ha fatto quest'altro. Purtroppo sei portato a farlo, perché purtroppo che fai? Non ne parli, è normale che tu ne vada a parlare. Però se tu ti lamenti e mi dici le generazioni nuove non vanno cercando tutto questo, io ti dico cambia, capisci qual è il discorso? Perché oggettivamente parlando, questo è un discorso che noi abbiamo fatto tante volte, noi della Juve, abbiamo fatto tante volte questo discorso, quando abbiamo comunque detto le stesse identiche cose che stanno dicendo loro adesso, solo che noi quando l'abbiamo detto non andava bene. Praticamente, no, io non preferisco, io non sto dicendo letteralmente, proprio mi taccio, me sto proprio in silenzio, me sto in silenzio da sto punto di vista. Però se può vedere uno spettacolo del genere, oggettivamente parlando, raga, cioè, non credo che le generazioni nuove siano tutte tonte, non credo proprio. È davvero riteniamo che il problema siano le persone? Cioè, davvero le persone che governano, che sono lì, credono che il problema siano le persone che guardano? Cioè, della serie, io faccio qualcosa che a voi non vi piace, che a voi non piace, lo dovete guardare per forza. Ma non è così che funziona. Io sono un consumatore, ho la possibilità di scegliere ciò che devo guardare, ciò che voglio guardare. E se quello che vedo non mi piace o non mi rende emozionato, io non lo guardo. Ti ripeto, non è una questione solo dei partiti, non è la partita, è in generale il contesto. Cioè, non si può vedere, capito? In generale tutto. La maggior parte delle partite che tu giochi sono partite inutili. Cioè, tu potresti giocare la metà delle partite contro squadre veramente forti, in modo tale da attrarre più gente, guadagna di più, invece ti metti a giocare ste partitelle con le squadre di quarta categoria che sai già come finiscono. È brutto da discutere, ragazzi, ma è così. Cioè, ragazzi, è così, non è che te sto a dire cose sbagliate, è così. Io non sono a favore del calcio attuale. Per me il calcio attuale non è soddisfacente. Cioè, per me, per come la vedo io da tifoso di calcio e da persona appassionata di calcio, lascia perdere la Juve, ti ripeto, quella è la mia squadra, però raramente trovo una partita veramente emozionante. Cioè, io mi siedo, le guardo per lavoro, le guardo perché mi piace guardare il calcio, le guardo perché mi devo studiare i giocatori, le partite, le formazioni, perché sennò poi dopo
rimani indietro e quindi devi studiare, ma se io ti devo dire che ci sta c'è un campionato o c'è una competizione che ti fa dire che tutte le partite sono belle, appassionanti, straordinarie, non te lo posso dire. Cioè, non te ne posso dire, il 20% delle partite è appassionante, l'80% ti fa cadere, cioè, t'annoia, perché vedi giocatori che non hanno voglia manco loro di giocare, vedi gente che simula, vedi squadrette che non sanno giocare, punto, vedi un sacco di cose che non hanno senso, capite qual è il discorso? Quindi io quando le nuove generazioni, quando la mia generazione e la generazione... le generazioni a cavallo della mia si lamentano di questa cosa e evidentemente si allontanano, io le capisco perfettamente, perché così io non mi allontano, perché sono appassionato di calcio, capite qual è il discorso? Ma questa è un'altra cosa. Ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, la situazione relativa purtroppo alla faccenda relativa ai consumatori, questa è attualmente, è una situazione che purtroppo non riscopre quelli che sono i valori fondamentali. Cioè la gente piano piano si è un po' stancata e per questo è abbastanza semplice da parte loro mettersi a giudicare. È logico che poi la gente giudica senza conoscere, senza sapere le cose, però ovviamente se tu hai un pubblico, ripeto e ribadisco, attenzione, no, non sto dicendo, non faccio niente assolutamente di particolare nel dirlo, cioè mancherebbe altro, perché non è che chissà cosa sia, però effettivamente parlando, attualmente il mondo del calcio sta piano piano scemando ed è una situazione che purtroppo, raga, ci puoi parlare fino a domani, ci possiamo fare tutti i discorsi che volete, fondamentalmente è così. Poi tu puoi dire, ah, però sai, la Juventus, sì, una squadra, un'altra squadra, però se tutti nella piattaforma ti stanno a dire che non va, capite qual è il discorso? Quindi bisogna agire in maniera tale da cambiare le cose, perché ragazzi, se non cambi le cose è un po' difficile. Se non cambi le cose io non so dove si arriva, sinceramente, capite qual è il discorso? Non so fino a quando si potrà guadagnare con il calcio. Vi devo dire la verità, sei arrivato a un punto, cioè sei arrivato, allora sapete cos'è? Allora facciamo un discorso un pochino generale da questo punto di vista. È un po' un discorso di crisi, capite? È un discorso di crisi collettiva, ok? Quindi ognuno ha poi le proprie opinioni, ci mancherebbe altro, però secondo me c'è un chiaro bisogno di cambiare questa situazione. Cioè per me c'è una grandissima necessità di cambiare questo, perché secondo me non è una cosa normale. Fatemi sapere un pochino che...